Eccoci qua nell'ufficio mobile di Astra per testare il nuovo prodotto ESA Instruments. ESA Instruments è stato pensato per tutte quelle imbarcazioni da crociera o per le piccole spot boat che non hanno una strumentazione a bordo, però non voglio rinunciare alle informazioni relative al vento, all'ambiente, navigazione, eccetera. È necessario installare in testa d'albero un sensore del vento, ovviamente. In questo caso usiamo l'antenna della Raymarine, l'ST60. Poi, con una box che è installato internamente e un dispositivo della Apple, come in questo caso sto usando un iPad mini, potrei usare l'iPhone o l'iPad grande, usando la nostra applicazione. Riusciamo a ricreare un sistema di strumentazione pressoché completo senza dover installare alcunché. Il box interno è dotato di un GPS interno ad alta velocità, quindi con i dati provenienti dal GPS e i dati del sensore del vento, noi riusciamo a ricreare tutti i dati necessari per la navigazione, anche in regata volendo. Ovviamente il sistema è espandibile, per cui se uno vuole dotarsi anche del sensore log della velocità, può installarlo. Se uno vuole dotarsi del sensore bussola heading o aggiungerlo, nella versione base, ripeto, basta il box col GPS e il sensore del vento. L'applicazione semplicemente fa da visualizzatore. Io non ho la necessità di installare dei display che sono costosi e anche richiedono di fare buchi nella barca. Insomma, non sempre in una barca piccola, soprattutto, è facile installare dei display fissi. Se mi metto l'iPhone al polso o con lo smartwatch al polso o con un iPad, che posso anche decidere di mettere in posizione fissa sulla barca, io posso visualizzare i dati in arrivo dal nostro box. Ho una visualizzazione verticale o orizzontale. In questo caso vedo un dato singolo che io posso poi cambiare premendo sul nome del dato stesso. Mi compare la lista di tutti i dati che posso scegliere e quindi semplicemente con questa azione riesco a cambiare il dato in una cosa molto istintiva. Posso vedere due dati alla volta, sempre nella modalità orizzontale o verticale, sempre nello stesso modo scelgo quale dato voglio visualizzare. Se voglio simulare un giambo all'albero, su un barchino piccolo, lo metto in verticale, posso anche fissare l'iPad alla base dell'albero e praticamente ho un sistema di strumenti più che completo. Il nostro trasmettitore interno gestisce fino a 4 device, quindi io potrei anche usare un iPad fissato all'albero, un orologio, un iPhone, quindi non ho limiti al numero di informazioni che posso ottenere. Quindi abbiamo visto le pagine di visualizzazione, sono 1, 2, 3, 4 dati, totalmente personalizzabili, sempre col stesso sistema. Clicco sul dato che voglio cambiare e me lo seleziono nella tabella. Ho l'immancabile dato analogico del vento, che è molto immediato come visualizzazione, quindi ho l'angolo apparente che posso commutare in angolo reale semplicemente premendo sull'etichetta, e ai quattro angoli posso scegliere comunque quale dato voglio, sempre col sistema visto prima. La pagina GPS è preimpostata, qua non posso cambiare niente, mi mostra i dati di latitudine e longitudine, data, ora, speed of ground, course of ground, quindi i dati riferiti al fondo, e i dati di bow speed e heading presi dai sensori. Nel caso la mia barca non abbia sensori, non abbia sensore log, non abbia sensore heading, che sono degli optional, la bow speed ovviamente viene presa dal GPS e l'heading anche dalla course of ground, però ci mettiamo dentro una correzione dello scarroccio, quindi l'heading che vediamo non è esattamente la course of ground, ma facciamo una stima dello scarroccio dell'imbarcazione, quindi abbiamo un heading leggermente più precisa, più veritiera. Infine c'è anche la visualizzazione in forma grafica dei dati del vento, la direzione del vento e la velocità. Posso scegliere la finestra temporale tra 5, 10, 20 e 60 minuti. La bontà del sistema, adesso qui mi hai visto solo delle semplici
videate di riproduzione di dati, visualizzazione dati. Ambotare il sistema sta nella possibilità di avere un sistema di impostazioni, un setting piuttosto sofisticato. Nelle strumentazioni di basso livello, il problema più grosso è quello di riuscire a calibrare i dati. Io ho sì delle informazioni, ma sono talmente imprecise che spesso e volentieri la gente manco le guarda. E anche volendo impegnarsi, non si riesce ad ottenere delle calibrazioni. Allora, in base all'esperienza accumulata in tanti anni usando strumentazioni di alto livello, abbiamo cercato di importare nel nostro sistema i metodi di calibrazione più semplici ed efficaci esistenti sul mercato. Quindi, una volta che nella prima pagina, il primo livello di calibrazione ci permette semplicemente di settare un filtro per la stabilità dei dati, quello che in gergo è detto il dumping, cioè mi permette di, alzando il dumping, di smorzare le oscillazioni dei dati, che possono essere talvolta fastidiose, soprattutto se navigo con molta onda o con vento rafficato. Poi, entrando nella sezione di impostazioni avanzate, io posso scegliere quale tipo di sensore monto e posso fare delle calibrazioni molto particolareggiate, soprattutto per quanto riguarda la direzione del vento. Nella direzione del vento ho delle tabelle di correzione per l'angolo reale e delle tabelle di correzione per la velocità del vento reale che mi permettono a step di 5 nodi in 5 nodi di calibrare la strumentazione di modo che in navigazione, qualsiasi sia la mia andatura, il dato di true wind direction mi rimanga costante. Quello che capita spesso è che in una barca con gli strumenti non calibrati, a ogni virata o ogni battuta, ogni manovra, comunque la true wind direction segue un po' la barca, cambia. A quel punto non è più utilizzabile per fare una strategia. In questo caso qua, andando a utilizzare queste tabelle di calibrazione, io faccio in modo che per qualsiasi intensità del vento, a ogni virata, a ogni battuta, la true direction non vari. Di conseguenza mi aiuta nel ruolo di stratega perché posso fidarmi della true wind direction per capire le reali oscillazioni del vento che non sono causate da errori strumentali. Se io adesso accendo quattro device, devo essere sicuro che tutti abbiano gli stessi parametri di calibrazione, quindi sono registrati nella centralina e me li vado a precaricare. Una volta installato questo sistema, io posso anche decidere di usare, con la centralina installata, l'applicazione diciamo di navigazione, l'applicazione tattica, che è l'ESA Regata, il primo prodotto con il quale siamo stati presenti nel mercato, perché con i dati a mia disposizione posso usare al 100% anche questa applicazione, che mi dà tutte le indicazioni necessarie in regata per gestire al meglio le performance dell'imbarcazione, quindi caricando i file polari della barca mi dà tutte le indicazioni necessarie per portare la barca al massimo delle performance, delle potenzialità e se riesco a inserire, se inserisco anche le boe del mio percorso, mi dà tutte le indicazioni per raggiungere le boe nel più breve tempo possibile.